Chef in testa stasera, ricetta veloce e buona e saporita. Allora, se andate in Calabria, non vi dimenticate, comprate la treccia di cipolle di Tropea. Guardate qua, questa è una cosa che la Calabria veramente è un prodotto spettacolare. Stasera facciamo questo bestiotto molto carino. Questa è la parte retrostante alla costata del maiale. Questo è il maialino nero di Caserta. Quindi facciamo una cosa fra regioni. Caserta e chiaramente Tropea. Molto bene. Come lo facciamo? Con del burro e ci mettiamo un po' di pepe bianco. Allora, la prima cosa da fare è questa: siccome il pezzo è intero, sotto chiaramente c'è la parte dell'osso, dobbiamo dissossare questo bestiolino. E allora, piano piano, noi ce lo andiamo a dissossare. Quando abbiamo finito, ci rivediamo. Ciao! Ok, questo è il pezzo chiaramente privato dell'osso. Gli abbiamo tolto anche una parte di corazza del grasso. Che era troppo, e quindi iniziamo e facciamo delle belle fettine. Cerchiamo di far uscire tre belle fette. Allora, prima il consiglio che vi do: prima fate dei taglietti in modo tale che vedete la grandezza della carne. Se questa è fatta bene, insomma, grosso modo di avere un paio di dita, ok? Due dita qua e due dita qua. Quindi questo la taglieremo in questo modo qua, cercando sempre di essere precisi. E una parte chiaramente fatevela fare dal macellaio se non me la sentite. Io mi diverto a farla, sinceramente, quindi è anche una cosa carina da fare. Poi c'è chi viene meglio, chi viene peggio, ma divertitevi sempre, perché in cucina c'è sempre da divertirsi. Coltello ben affilato, attenzione alle dita. Io ho i coltelli che mi ha regalato Emilio, quindi sono spettacolari questi coltelli qua. Però se non avete dei coltelli affilati, fate un po' di difficoltà. E allora andate dal macellaio, gli dici, me ne tagli pure. Se poi non ve lo volete tagliare, ve lo tagliate voi. Ecco qua. Questa è la grandezza della nostra bistecca. Adesso ci tagliamo anche la seconda e poi ci vediamo dopo. Ok, le tre bistecche sono tagliate. Accendiamo sotto al fuoco. Prendiamo il nostro burro. Lo tagliamo a fette. Così. E lo lasciamo sciogliere. Così. Questa è una pezzetta da 250 grammi, dovrebbe bastare, se vi piace più, insomma, più saporito. Ne tagliate un altro po'. Ok, mentre va, abbassiamo un po' la fiamma, che si deve sciogliere, non deve andare a friggere. Prendiamo le nostre cipolle, favolose cipolle, e le andiamo a tagliare. Le cipolle devono essere doppie, quindi dobbiamo tagliarle doppie. Le apriamo così. Tagliamo in due, così, e tagliamo doppie, un centimetro spesso. Nel frattempo il burro ci sta chiamando. Facciamo in modo da scioglierlo per bene. Io penso che 250 grammi sono anche troppi, vanno bene così. Ok. Prima che si sciolga tutto, ci andiamo a mettere la nostra carne. Alziamo la fiamma e le facciamo rosolare per bene. Due. E questa qua. Tre. Sistemate in questo modo. Ok? Lasciamole 3-4 minuti, poi le giriamo e iniziamo a mettere poi le cipolle. Giriamo proprio. Ok, sono passati 3 minuti, giriamoci le nostre bistecche. C'erano anche dei pezzettini in più, li abbiamo messi, facciamo l'antipasto. A questo punto li facciamo una bella girata di pepe bianco. Un po' di sale doppio.
Vedi? Ci abbiamo i cani che del giardino. E andiamo a mettere le nostre cipolle. Alzate la fiamma perché le cipolle sono fredde e ovviamente abbasseranno la temperatura. Solo così. Ok. Guarda, questa è una ricetta spettacolare, ve lo dico. Ok. In questo modo, ancora qualche piccolo granello di sale sulle cipolle, così si appassiscono prima. Ricordate che poi dobbiamo salare ancora l'altra parte della carne, quando la giriamo. Copriamo e ci vediamo fra 5 minuti. Ok, sono passati 5 minuti, vediamo che sta succedendo. Ehi, guardate che meraviglia, guardate. Giriamo le nostre bistecchine. Così. Ecco qua. Le cipolle si stanno appassendo, che è una meraviglia. Profumo che poi non avete idea, eh. Saliamo anche l'altro lato, sempre con un po' di sale doppio. Vedete, odori non ce ne abbiamo messi, perché l'unico profumo che deve dare è la cipolla di Tropea, ma sta carne poi è eccezionale. Ok? Chiudiamo. 5 minuti e il piatto è pronto. Ok, allora, il tempo. Wow, che profumo. Prendiamo un bellissimo piatto e impiattiamo in questo modo la nostra fettina qui, così. Ci prendiamo un po' del nostro sughetto, così. Ok, le nostre cipolline le mettiamo qui. Così. C'è un piatto un po' scicchettino, eh? Un po' frufru. Ecco qua. Eccoci qua. Un'altra spruzzata di pepe, anche sulle cipolline, un po' sul piatto, così. Per me il piatto è pronto. Signore e signori, questo fantastico pezzo di maiale con le nostre cipolle di Tropea. Tutto vostro, chef in testa, alla prossima!